memoria in questo provino. Perciò assicuratevi di imparare le vostre battute prima che arrivi il produttore. Ha un carattere piuttosto volubile, perciò fate attenzione a ciò che dite e fate in sua presenza. Signor Redfield, è molto importante che impari le sue battute a memoria. Il copione è sulla sua sedia. Sarò da voi a breve. Meglio tenere un profilo basso. Lasciamo la recitazione agli attori. Non posso far saltare la copertura. Ti ha raccomandato il tuo agente per questo ruolo? Nah. Il direttore casting mi ha visto in uno show e gli è piaciuta la mia faccia. È elettrizzante, amico. Venere e tutto il resto. Un po' strano però, no? Perché Venere? Cos'ha che non va a lei? Il produttore deve essere un pezzo rosso. Uno del tipo Maometto va alla montagna. Già. Come faccio a ricordarmi questa merda? Devo scrivermela. Roland, giusto? Ronald. No. Ho fatto qualche spettacolo quando ero più giovane. Ma ora solo foto e TV. Avevo già pensato di darmi al cinema prima d'ora, ma adoro... Ai posti! Veloci! Hey, Hitler! Hi, Hitler! Helene! Sì? Kommen Sie. Haben Sie das gesehen? Fremde in meinem Büro. Würden Sie mir bitte verraten, wer in Gottes Namen das ist? Ja, es sind Schauspieler, mein Führer. Schauspieler? Ja. Diese Männer wollen für die Rolle von William Joseph Blaskowitz vorsprechen. Es sind Schauspieler. Es tut mir leid, meine Nachricht hat sie wohl nicht erreicht. Was? Und besser konnten wir nicht finden? Keiner von denen sieht dem Kerl auch nur ähnlich. Ja, das kriegen wir. Gott, nochmal! Das kriegen wir mit Schminke hin, mein Führer. Oh ja, Schminke. Gut. Das ist magisch. Magisch. Schauspieler. Geschult in der Kunst der Verkleidung und Täuschung. Ja, ähnlich wie Spione. Vielleicht ist ja ein Spion unter ihnen. Sie haben sicher alle mein Buch gelesen? Oh sì, mein Führer. Anche i miei figli l'hanno letto. Mi è piaciuto un sacco, signor Hitler. Fantastico. Signor Hitler. Wenn Sie mich ansprechen, sagen Sie mein Führer. Verstanden? Haben Sie keinen Respekt vor Autorität? Ihre Worte gewähren Einblick in einen höchst verräterischen Geist. Mi dispiace, mein Führer. Sind Sie denn ein Idiot? No, mein Führer. Sind Sie ein verkleideter Schurke, ein Jude? Ein verräterischer Jude? No, mein Führer. Vengo dall'Arizona. Sie kommen immer wieder, Wölfe im Schafspelz, konspirierende, lügende, niederträchtige Juden. Ich erkenne sie schon von Weitem. Wenn Sie mein Buch gelesen haben, wissen Sie, dass ich die Wahrheit kenne. Und wer die Wahrheit auf seiner Seite hat, der gewinnt immer. So konnte ich die Welt von den Juden reinigen und so konnte ich die minderwertigen Kommunisten in die Knie zwingen. Oh, so ging das. Ich habe ihn vernichtet. William. Oh, Josef. Blaskowitsch. Oh. Oh. Ah. Helen? Mein absolutes Meisterstück, das Jahrhundertepos und mein künstlerisches Erbe. Wer mein Drehbuch liest, der wird die zahllosen Stunden zu schätzen wissen, die ich aufgewendet habe, damit jede Szene, jeder Zeile, jeder Silbe fehlerfrei ist. Bravo, mein Führer, bravo!
Willen. Mutti, mir ist so kalt. Weg! Weg! Sie! Sie spielen die Szene. Helene, zusammen mit ihnen. Un crudele terrorista. Ecco cosa sei. Cosa diamine ho scritto? E tu sei una sbaldrina nazista. Mostro! Cosa hai intenzione di farmi? Ti stupirò e ti ucciderò. Hai strappato così tante innocenti vite tedesche, ma la razza ariana risorgerà! Ah, merda. Massacrerò anche la tua sporca razza. Die Worte waren richtig, ja. Aber sie haben anscheinend nicht die mindeste Ahnung von der Psyche eines Mannes wie William Joseph Blazkowicz. Wie können sie sein, was sie nicht verstehen? Sie. Spielen sie die Rolle. Füllen sie die Rolle. Un crudele terrorista. Ecco cosa sei. E tu sei una sgualdrina nazista. Mostro, cosa hai intenzione di farmi? Ti stuprerò e ti ucciderò. Hai strappato così tante innocenti vite tedesche, ma la razza ariana risorgerà. E massacrerò anche la tua sporca razza. Viel besser! Sie könnten von ihm lernen! Ich gebe ihnen, was sie brauchen. Um den Geist dieses Irren zu verstehen, dieses dreckigen Untermensch. Oh, ich kannte ihn in- und auswendig. Und darum konnte ich ihn gefangen nehmen und ihn der Gerechtigkeit übergeben. Mein Gott, habe ich Hunger. William Joseph Blazkowicz. Aufgewachsen in Mesquite, Texas. Mischlingskind. Eines Verkäufers und einer polnischen Jüdin. Die Mutter wurde vom Vater ausgeliefert, starb in einem Vernichtungslager in Neumexiko. Selbst als Erwachsener waren seine geistigen Fähigkeiten noch die eines Kindes. Und tatsächlich hat ihn nach seiner Exekution aufschnitten, konnte man sehen, dass er Jude ist. Helene, machen Sie weiter. Ich bin müde. Aspiranti, come sapete, questo è un ruolo molto fisico. William Joseph Blazkowicz non aveva un gran cervello, era un uomo d'azione. Questa scena precede quella di prima. Blazkowicz sta per piazzare la bomba che massacrerà i bambini tedeschi nell'orfanotrofio. Ma prima deve eliminare il coraggioso soldato a guardia della scuola, in una scena di lotta brutale. Signor Llewellyn Ewing? Llewellyn Ewing. Yeah. Perché non cominci tu? Improvviserete un combattimento e dopo aver eliminato la guardia completerete la scena leggendo questa battuta esattamente come è scritta. Pronti? E... azione! Aia! Aia! Stop!
sanguino. Merda. Mi serve una pausa. La battuta. Mi serve un dottore. Battuta. Il tuo coraggio non può niente contro uno scimmione come me. E poi so solo combattere scorrettamente. Ora è il momento di uccidere bambini innocenti. Il futuro della Germania. Perché? Signor Redfield, prego. Tocca a lei. Signor Redfield, entri nella gabbia. Und, azione! Dann mach es mal richtig, du wichtig Tor. Avevate questo? Avevate questo in mente? Schifosi nazisti, perché è ciò che avrete. Wunderbar, wunderbar! Habt ihr das gesehen, Helene? Wie geboren für die Rolle! Er wird mein Platz gewinnen! Oh Gott! Er ist mehr als perfekt! Lasci che l'aiuti, signor Redfield. Tieniti forte, Adolf. Me ne vado con i tuoi codici, Odin. Quindi ruberemo l'Ausmerzer, faremo fuori General Engel e mostreremo agli americani come si fa una rivoluzione.
mio biglietto per la superficie. L'aria è pesante, fa un caldo bestiale, come il Texas in agosto. È ora di entrare. Devo trovare l'Oberkommando e rubare i codici Odin della nave del generale Engel. Un gioco da ragazzi. Lasciando vivo. Merda, sto bruciando vivo.
troppo caldo, devo abbassare la temperatura. Sto bruciando vivo. Sarà anche un paesaggio infernale, ma questa vista è impagabile. Déjà vu.
Benvenuto all'Oberkommando. Popolazione, un mucchio di stronzi. Dove avete messo i miei codici Odin, bastardi? Ok, ora devo raggiungere qualche... Benvenuti all'Oberkommando. Popolazione zero. Codici Odin, dove siete? Eccovi. Piace, eh? Uccellino? È meglio se te ne vai adesso. Il mio passaggio è qui. Le luci d'emergenza sono accese. Dove sono tutti? C'è qualcosa che non va. Stai pronto a tutto.
Tanti auguri, Whedon. Alla tua, Capitan America. Sì! Non credevo di arrivare fin qui. Alla tua, fratello Blaskovic. Il figlio di puttana più duro di sempre. Cazzo. Questa sì che è un'ottima torta alle banane. L'ha fatta Max! Bexos! Oh! Allora, com'era Venere? Mi hai portato almeno un regalino? Beh, il negozio di souvenir era chiuso, ma ti ho preso questa. Porca troia, dimmi un po' di questa nave. Devo assolutamente parlarti del Silverfish. È il nome della nave? Molto piccola. Seigrun. Sì, Frau Grace? Senti, mi servono i tuoi occhi da nazista per questa. Non sono una nazista! Che se ne frega. Devi decifrare i codici dell'Odin, così potremo disattivare il sistema difensivo e conquistare l'Ausperzer. Sì, Frau Grace. Ma per favore, la smetta di chiamarmi nazista! Oh, quanto mi dispiace. Ho ferito i tuoi sentimenti da nazista? Fattene una ragione. Sei ancora qui? Ma che cazzo, porca puttana. Oh, merda, ora si balla. Compagni! Fratelli e sorelle, grazie mille a tutti. Domani spareremo ai nazisti finché non finiremo i proiettili. Ma questa sera? Questa sera è per Blaskovic! Ah! Urra, urra! Non il tuo, ma il tuo! Oh, porca troia, che schifo! Qualcuno ha cagato fuori dal cesso! Oh, ma che cazzo! Evviva! Urra, urra! Nexos! Nexos! Forza, dagli un Nex. Pugno! Oh. Nexos! Nexos! Forza, dagli un pugno! Non gli fai niente! Perché sta... Cazzo, molla, mia ragazza! Basti! Ehi, sono un cazzo di tenente colonnello! E porra! Salute! Whisky? Per il primo Orton abbiamo usato il mais. A volte invece l'orzo, ma penso... Beh, a me piace la segale, ma di solito lui... Fergus, svegliati bello, sei di turno. Ehi, dov'è il tuo braccio? Grace, che succede? Il nostro pilota è ancora sbronzo e dovremmo già essere in volo. Beh, di sicuro non può volare con un braccio solo, cazzo. Ok, Orton, Anya, fategli bere del caffè o qualcosa del genere. E Blaskovic! Trova il dannato braccio di Fergus prima che l'intera operazione vada completamente a puttane, che cazzo! Fergus? Fergus! Fergus! Ehi, spegni. Mi senti? Ehi. Fergus, sono Anya. Ah. Ehi! Forza! Su! Forza! No. Senti un po'.
Quando uno è completamente ubriaco, c'è solo una cosa che può farlo riprendere. Cioè? L'antisbronza brevettato del vecchio Orton. Fai attenzione che non si ingoi la lingua. Cosa c'è dentro? Dunque, un cucchiaio di ketchup, succo d'arancia, mezza latta di acciughe, due uova crude, peperoncino, due cucchiaini, brodo di pollo se ce n'è, sciroppo per la tosse e una buona tazza di pizza. No, signore. Non ho visto il braccio di Fergus da nessuna parte, capitano. Al circo itinerante sapevamo come spassarcela, ma che mi venga un colpo, la festa di ieri sera le batte tutte. Wow, Fergus ci ha messo delle pietre? Dannazione, Fergus. Vuoi smetterla di perdere braccia? Nein, Herr Blaskovic. Non so dov'è il braccio che sta cercando. Non ho visto il braccio di Fergus, amico. Mi fai impressione. Allora, non so dove sia il braccio di Fergus, mon capitaine. Sta leggendo un libro con Max Hassi. Io ho parlato con Fergus. Era no, signore. Ho visto Fergus parlare. Sai che Christ? Il braccio del tenente colonnello Max. Fergus. Vieni. So che ha litigato con Maria. Siamo al club Kreisau. Non so nient'altro. No, Max. Niente. Il braccio di Fergus? Non l'ho visto, fratello. Vieni. Giochiamo. Non ho visto il braccio di Herr Fergus. Sono stata svegliata tutta la notte a decifrare i codici. E come scegli la strada più facile? Pensi che non sia successo anche a me? Vedere gli amici assassinati davanti ai miei occhi. Amico, hai un momento. Capitano, ha un momento per me. I miei bambini. Perché è Satana? Facile darsi per vinti. Ehi, Vittu! Capitano, ho bisogno del suo aiuto. Ehi, Terror Billy. So una cosa che forse ti può interessare. Ehi, Parish Jack. Sto cercando il braccio di Fergus. L'hai visto? Dunque, ho visto Fergus ieri sera sul tardi. Vedi quella tipa laggiù? No, cazzo, non guardare! Ad ogni modo, vorrei darle questa rosa e dirle qualcosa di romantico. Tu sei un romantico, no? Oh, okay. A volte. Ok, niente di sconcio. È una brava figliola. Voglio che sappia che sono un uomo d'onore. Così, senti qui. Maria, è da quando ti ho vista che lo voglio fare. Quindi, le do la rosa e le dico, questa rosa è il simbolo delle mie buone intenzioni. Ti piacerebbe uscire con me? L'importante è essere onesti e parlare col cuore. Cazzo, sono nervoso, non voglio incasinare tutto. Ti suonerò qualcosa per calmarti un po'. Merda. Maria, da quando ti ho vista che lo voglio fare. Mi hai preso forse per una squadrina. Io ne ho avuto abbastanza di te, stupido braccio del cazzo. Insegno di Dio, ma quale paniere. Quindi l'hai visto mentre andava verso l'hangar? Mm-hmm.
Non ho mai visto nessuno così arrabbiato. Grazie. Ok. Fergus è stato visto al deposito di carburante dell'hangar. Avrà lasciato lì il suo braccio? Pensi mai che niente abbia un senso? Oh, questo dannato libro è veramente tremendo. Alla grande. C'è una cosa che non sopporto. Ok, braccio. Dove ti nascondi? Se avessi una forchetta mi caverei gli occhi. Mi spiace, amico. Non ho visto Fergus da nessuno. Capitano, ha un momento per me. Perché ne sa? Ho delle informazioni per te. Ehi, Billy. State cercando di uccidermi! Ecco qui. L'antisbronza brevettato del vecchio Orton funziona sempre. Boom! Perché state cazzeggiando? Abbiamo una missione da svolgere! La festa è finita, Frasco. Incomprensibile. Imperscrutabile. Scusa se mi sono arrabbiato per la maglietta l'altro giorno. Sei una brava persona. Max Hoss. Fratelli e sorelle. Fratelli e sorelle. Date un'occhiata. Tra meno di 6 ore Frau Engel farà un'apparizione in TV al Jimmy Carver Show in diretta da Hollywood, California. Mentre riceve questa leccata di culo sulla televisione nazionale, noi ci infiltriamo sull'Ausmerzer, disattiviamo il sistema difensivo Odin e conquistiamo la nave. Dopodiché, troviamo quella stronza e la facciamo fuori. Cos'hai? Frau Grace, ho decrittato i codici che Herr Blazkowicz ha portato da Venere. A quanto pare, formano una semplice parola. Valhalla. Basta scrivere Valhalla su qualsiasi terminale Odin per avere l'autorizzazione a spegnere i sistemi di difesa. Molto bene, ora via dalle palle, nazista. Come dicevo, troviamo quella stronza e la facciamo fuori. Grace! Cosa? Non chiamarmi mai più nazista, capito? Non sono una nazista! Tu non hai il diritto di etichettarmi come qualcosa che non sono, come qualcuno di inferiore a te, come una specie di subumana! Dillo! Di che non sono una nazista! Va bene, ok, va bene, non sei una nazista!
tu! Sono innamorata di te! Perché non lo capisci, razza di brutto idiota! E mi ferisce che tu sia così stupido da non ricambiarmi! Ma mi asciugherò le lacrime e me ne farò una ragione! Perché non ho nessun bisogno di te! Mi servirò mentalmente del tuo corpo di tanto in tanto, per il mio piacere personale! E tu non puoi farci niente! Sei Grun! Cosa? Ora me ne vado, ok? Oh no! Non essere sciocca! Tu vieni con noi! Bene, Sig. Sei tu l'esperta qui. Il piano? Dobbiamo essere veloci e restare bassi. Ci farà guadagnare tempo prima che il radar dell'Odin ci rilevi. Quando saremo esattamente sotto l'Ausmerzer, dovremo salire rapidamente in verticale. Avremo più probabilità di sopravvivere alla salva iniziale dell'Odin. Se avremo fortuna, usciremo dal raggio d'azione dell'Odin prima di essere agganciati da un missile.